Da sempre la gente del Casentino vive in simbiosi con il proprio territorio e ha cercato di valorizzarne le tradizioni. Proprio per la tutela del patrimonio ambientale, culturale e produttivo, sono nati alcuni anni fa gli Ecomusei del Casentino. L'Ecomuseo del Comune di Castel San Niccolò è dedicato al mestiere del carbonaio, molto importante nella vita sociale ed economica di questo territorio. In località Moggiona, vicino a Poppi, si trova la bottega del Bigonaio, nata per non perdere la memoria della costruzione artigianale di contenitori in legno per la raccolta di uva. Il lavoro del Bigonaio ha caratterizzato per secoli il paese di Moggiona, da sempre legato alla vita della foresta. L'allestimento del piccolo museo si propone non solo di raccogliere gli antichi attrezzi che rischiavano di andare perduti, ma anche di essere un museo vivente, dove gli artigiani ancora presenti in paese possono tramandare questo antico mestiere. In Casentino, la coltura del castagno ha sempre rappresentato un'importante risorsa alimentare. A Raggiolo, l'Ecomuseo della Castagna comprende un seccatoio ancora usato per l'essiccazione dei frutti col fuoco e il fumo e un centro di interpretazione dove è possibile ripercorrere un viaggio intorno alla civiltà del castagno. A Stia è possibile visitare il Museo del Bosco e della Montagna, che oltre ad accogliere alcune composizioni artistiche di Lando Landi, permette di conoscere la cultura montana dell'Alto Casentino e di apprezzare l'ingegno e la creatività delle popolazioni di montagna. A Chitignano, l'Ecomuseo della Polvere da Sparo e del Contrabbando documenta la produzione e il commercio di polvere pirica e di tabacco. La coltivazione di tabacco assicurò un certo benessere alla comunità locale fino al 1830, quando il privilegio fu soppresso e il commercio continuò clandestinamente. Il tabacco arrivava dalla Val Tiberina e dall'Umbria fino a Chitignano, dove veniva trasformato in trinciato e sigari grazie all'abilità delle sigaraie. I prodotti finiti venivano poi venduti dai contrabbandieri in Romagna, in Umbria e in tutta la Toscana.